Via. Coliandro è un personaggio che è mancato da tanti anni, e era molto amato, questo lo sapevamo perché insomma ogni volta che noi andavamo anche con un film nostro in giro per l'Italia tutti ci chiedevano ma la prossima serie di Coliandro si farà o non si farà? Questo negli ultimi 5 anni è stato un tormentone, quindi sapevamo che c'era un'attesa, però questa portata di successo è stata veramente una sorpresa e quindi siamo costretti a fare una prossima serie. Il pubblico Coliandro è probabilmente cambiato perché insomma sono passati tanti anni e sicuramente c'è il pubblico, quello insomma hardcore dell'inizio, sicuramente continua a seguirlo, però c'è anche tanto pubblico giovane che l'ha seguito per la prima volta. Coliandro è proprio un fenomeno enorme, quindi bisogna prendere atto di questa cosa e creare in questo senso, diciamo, il Facebook è molto servito perché ha sedimentato questo successo. Gli autori di Coliandro ci sono Giampiero e Carlo, sicuramente sono gli autori principali, però ci siamo anche io e Marco, io e mio fratello per la regia, e anche Giampaolo, perché Lucarelli penso che si ispiri molto pure a quello che è Giampaolo, come Giampaolo fa Coliandro. Il suo Coliandro sui libri era un po' diverso e adesso invece quello è dimenticato, è il Coliandro che esiste, è quello della serie TV, è quello di Morelli. E quindi io penso che ci sono questi tre autori e collaboriamo molto, ci scegliamo i soggetti insieme, e insomma, quindi questa collaborazione, questa unione di gusti è il segreto, uno dei segreti di Coliandro. Bologna, noi diciamo sempre, è uno dei protagonisti della serie. La serie, diciamo, c'è Coliandro che è il protagonista principale, ma senza Bologna non sarebbe la serie che è. E Bologna, nonostante sia trattata un po' male spesso dai pensieri di Coliandro, è una città molto che ha amato molto insomma Coliandro e ci ha seguito molto durante le riprese. Nelle prime serie, questa è la quinta serie che è andata in onda adesso, nelle prime 4 serie c'era un po' di freddezza. In questa non c'è stata per niente, c'erano assalti di fan che chiedevano selfie, autografi a Giampaolo, c'era partecipazione, c'era passione, noi andavamo a girare, insomma, tutti ci aprivano le porte, che cosa girate? Lì Coliandro, quindi ho visto veramente un cambiamento grosso. Noi siamo sempre più innamorati di Bologna in tutti i suoi aspetti. Bologna è molto cinematografica, nel senso che è molto bella esteticamente, proprio fotogenica, e c'è tanto da raccontare. Lucarelli ha raccontato tanto su Bologna, continua a scrivere su Bologna, si inventerà altre cose nella prossima serie e noi siamo contenti. Io pensiamo che senza Bologna insomma non ci sarebbe Coliandro. Il backstage racconta un po' le fasi della lavorazione della fiction, ma anche ci sono 7 interviste dei protagonisti di puntata, e quella che manca è la Killemi, perché un po' perché era incinta, un po' perché non sono riuscita a beccarla io, me la sono fatta sfuggire. Nel backstage ci sono delle parti della fiction, cioè abbiamo fatto un montaggio stile videoclip con delle parti della fiction, poi ci sono molte interviste a Manetti, a Giampaolo, a tutte le varie protagonisti di puntata, quindi il minutaggio ce l'avevamo, anche se io avevo un sacco di girato. E ovviamente 6 puntate sono 6 piccoli film. Bologna è veramente un protagonista, un personaggio di Coliandro, forse un po' perché Lucarelli e Rigosi l'hanno scritta ad hoc, ma forse anche perché ha il senso civico bolognese è un po' l'opposto di Coliandro, e quindi ci sono molti rimandi a questo fatto che becchi l'Umarels che magari ti dice no, butta la carta, non parcheggiare così, che per Bologna è un vanto, però è anche vero che questo contrasto fa molto ridere perché rispecchia molto, molto l'Italia.